Spirito mi piace di più della quarta gen. Che è tipo Zablay ma forte. Se pensi Magic, che è troppo complesso per entrarci nel 2023. Infatti non so niente e non voglio saperne niente. Ah, siamo contro il Teemo Una bella Corrupting Potion. Aggron trovo che sia molto figo, è vero. Vabbè, ma lì vai sul facile, cioè a livello di forma vedi anche Tyranitar, cioè... Vediamo anche tutta sta gente. Voi andate di là, io vado di qua. A posto. Easy. Questi due buchi, dove sempre si infilano le cose dentro. Oddio il Malphite. Sir Paco, bam zito. Bam zito 23. Sir Paco è morto! Addio Sir Paco! Din din din. Din 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 din. Una bella storrettata. Vabbè. Perché Yasuo AD Carry è qui? Vorrei sapere. Le domande alle quali non avrò mai risposta. Va bene. Yasuo AD Carry era lì. Forse uno stream sniper, ragazzi. Perché ha 23 nel nome. Coincidenze? Oh, Bobby. Oh, bello stai. Easy. Sta partita già mi piace un sattimo. Ha già perso tutta la vita contro i min. Forse stream sniperino. Vabbè. Sti cazzi, ragazzi. Sì, beh, io ho più got, sì. Ok, grazie. Cioè, sempre tu che non hai flashato. Vabbè, uno per uno. Scarpe! È finita, ragazzi. Si va a proxare. Preparatevi. Il Don parte. Partenza del Don. Sta wave è perfettamente apparecchiata per Teemo. Però vabbè, ci permette anche di andare a proxare. Permesso. Come si permette? Come si permette a invadere il mio lato di mappa? Non può, non si può. È vietato dalla legge. Vietato dalla legge. Che meraviglia, ragazzi. Ma cosa dobbiamo dire a questi? È bellissimo tutto ciò. È bellissimo tutto ciò. Eastwood. Guarda come entra nel mio gas, così. Giusto per prendersi un po' di danno. Ok, qua dobbiamo pushare e andare back.
Andiamo back e ci prendiamo un po' di HP e basta, purtroppo. Anzi no, cioè mettiamo l'Amplifying Tome. Dobbiamo farci un po' di AP, se no non riusciamo a pushare la wave. Che non avevo ancora nessun oggetto di AP. Michael Tripo, sento che ci divertiremo un sacco, ragazzi. Aurelion Sol, che si chiama Aurelion Sol. Niente, i bot stanno già venendo stompati. Come lei è venuto a uscire mi top, ma ha perso tipo due wave facendo sta cosa. Oh. Non ha voluto, non ha accettato la mia sborra. Maledetto. Ok, abbiamo anche la ulti adesso. Ora ci divertiamo. Ora ci divertiamo, ragazzi. Ci prendiamo altro AP. Così la wave la shottiamo. E poi iniziamo a proxare. Bot stompano totalmente. Perché giustamente prima sono state le partite in cui sono stato stompato dal team nemico, dove i miei alleati non avevano la minima idea di cosa fare. Questa è la partita in cui il mio team stompa e fanno surrender al 15, ovviamente. Non esistono via di mezzo. Non esistono via di mezzo assolutamente. Giusto. Manias, l'hanno dovuto nerfare Rammus perché veniva fatta sta cosa. Vabbè, Rammus proxy è letteralmente The Bowser. Attenzione. Intercettazione. Psss. Psss. Quanto sarà felice se Giovanni di avermi. È riuscito a missare la E. Cosa hai detto? Ma che sono sti danni? What? Ma mi ha shottato! Ma non c'ha più vita! Ma a caso poi! Ok. Voltiamo e sborriamo. È tuo! Nerf alleati comunque. Qualcuno nerfi gli alleati, grazie. Ma non nerfati tipo come i game di prima, un po' meno. Un po' meno. Mid sta stravince, beh. Oddio, 3-0 però non ha fatto nessuna kill su Aurelion. Giustamente set con 1 miliardo di HP, ovvio che in early game stompa, no? È così che funziona. Come faccio a proxare se continuate? Ok. Via via, subiremo un po' di danno ma è accettabile. Non fa male, non fa male. Non fa male, non vi preoccupate. 02 Cirdix 100. Hai letto che nerferanno gli alleati nella 16.7. E dai, Timo, fammi prendere il carretto. Ah, preso, scemo. Hai rotto il cazzo, sparisci. Oh oh. Questo potrebbe essere un bel problema, sapete. Vabbè, un po' di soldi li ho fatti. Sì, Manias, speriamo. Grazie, Fanfilo, 18 mesi, non t'ho visto. Grazie, bro. Non era nel condominio? Alla fine non c'è stata. È domani sera. Vabbè, pace. Chi per questi mari va, questi pesci prende. Sa cosa sta succedendo in botlane? Comunque domani sera, infatti oggi non c'è stata la di Minecraft, domani non ci sarà quella di LOL perché devo staccare prima. Legendary.
Ah, prendiamo sta bella plate. Ok. Oh sì, il mio amico Sejuani. Ok. Tutto secondo i piani. Pezzo di sborra. Vieni, vieni, sei giù, vieni. Vieni, sei giù, vieni, vieni. Ecco qua. Ecco qua. Io non so perché lui sia più veloce di me con le scarpe, porca puttana, della Win Speed. Ma adesso c'abbiamo un relay. Oh, adesso cambia tutto. Adesso cambia tutto. Piacciono queste partite movimentate, ragazzi. Mi aiuta con latino, certo. Abemus Papa. Ecco, l'unica cosa che sì. Adofegis sarebbe da provare, sapete. Però ha senso Singed. Così quasi sì, però devo farlo first item. Odio in realtà. Siamo in aereo. Bravo, Zack! Ah! Lascialo stare! Lascialo stare! Lascialo stare come ti permetti! Lascialo stare! Ti prendo! Presa! Ecco fatto! Pensa quanti CC si è beccato se Giovanni, ragazzi! Gianpietro, passami. Pensa quanti CC si è beccato! Grazie Mastro Zen, grazie mille caro. Potente live del volante. Poi metterò anche dei sub gold di Minecraft, così la gente, i bambini di Minecraft saranno più invogliati a subare e faremo anche il volante. Mettiamo il sub gold del seed del mondo, che tutti vogliono scoprire il seed del mondo di Minecraft. Vabbè, 13-0. A bot stanno proprio intando, che palle, ma... Io guarda, cioè... Stai lì. Sono sempre velocissimi gli avversari. A prescindere di quello che buildi, sono sempre velocissimi. Queste cose la faccio a Ardofagis, sapete. Così, per provare, dai. Gioco Minecraft con la mod di LOL, esatto. E poi invece lo gioco LOL con la mod di Minecraft. Più che altro, Radophagis... No, sapete cosa? Facciamo la maschera. Ma anche perché c'hanno tantissime HP questi due, quindi... Poi, per quel che conta, tanto c'è Jin 14-0 e non so perché stanno in... Abbiamo beccato dei Deranker, mi sa. Fammi vedere l'OPGG di questi. No, ma come non sono Deranker? Ma com'è possibile? Sir Paku un po' sospetto, però non lo so. Non lo so, ragazzi. Yasuo Afk, ma... No, Yasuo non è Afk, è lì, è L6. È L6, ma non è Afk. Sì, Malfight non sta giocando. Oddio, è questo? Attimo! Attimo, beccati questo. Crede che io non gli faccia il minimo danno in confronto a quelli che lui fa a me. Sì, ma Malfight non stava giocando col Conqueror. Vabbè, e questa è la partita. Si possono pigliare fuori. Devo prendermi il trinket rosso, effettivamente.
Scossa di terremoto. Ok, preso resistenze. Sono morto e lui è vivo. Giusto? Perfetto. Ah. Oggi non è veramente giornata. A partire da quando hanno... ho scoperto che non c'è l'assemblea di condominio e... pace. Non importa, oggi non è giornata. Ma come potrei... A parte che non posso più proxare adesso perché la torre è andata. Cioè... grazie Galatin, grazie il sub, molto gentile! Su Mercury, su Singh esiste soltanto un paio di scarpe, e sono queste qua. Tutte altre scarpe non vanno bene, ricordatelo. È che Singh è un campione che avrebbe bisogno di un buff perché è oggettivamente più scarso di altri champion, però allo stesso tempo... nessuno vuole giocarci contro. E non vogliono che venga buffato. Come si fa? È questa la domanda. Come si fa? Cioè, oggettivamente Singed è scarso, ma è un gameplay così particolare che se lo rendi forte la gente si arrabbia perché... guarda, questo lo volevo prendere io in realtà, ti dirò. No. Perché il mio campione non fa danni. Malphite 0-10. Che partita di merda. Ma poteva essere questa l'ultima partita di oggi, ma dico io. Questa è proprio la partita che dice, bro, dai, vai a mangiare, riposati e domani si fa qualcos'altro. Oh, hai rotto il cazzo. Non mi frega nulla il tuo fungo. Muori. Ok. È andato. Ma di solito non è così. Oggi che già è partito tutto male. È partito tutto male da quando abbiamo fatto la prima partita dove hanno quittato 3 o 4 champ select e ho aspettato 10 minuti di coda più altre 10 champ select. E già lì ero tiltato. E già lì il tilt c'era. Qui c'è sto game dove il mio DK è 17-0. A caso. Sono semplicemente giornate in cui non deve andare, ragazzi. Dai, accettiamo, League of Legends. Prossima, probabilmente quando ci gioco non domani, dopodomani, sarà una partita clean, ci divertiremo un sacco, come sempre. Oggi è andata così. Cioè, sono una persona molto razionale. Se vedo... cioè, queste partite qua sono oggettivamente brutte. Pace. Statisticamente capitano le giornate orribili. Shutdown, attenzione. Group play or lose. Beh, perché si può davvero perdere una partita dove Jin al minuto 19 c'ha 3 item? No, chiedo. Cioè Jin dovrebbe one shottare chiunque guardandolo male, letteralmente. Jin dovrebbe one shottare chiunque guardandolo male. Non so come faccia. Sono tutti top lane, ragazzi. Cioè, è incredibile. È incredibile. Tutti odiano il Singed. Tutti odiano il Singed. Vedete, immaginate buffare Singed, ragazzi. La gente salta in aria il cervello. Immaginate se Singed diventasse più giocato perché lo buffano.
Immaginate far diventare Singed un campione forte. Finita. Yasuo dice it's norm. Sì, in realtà è anche in meta. Ecco qua. Loro girano in 5, fanno prima. E Aurelion Sol fa il gameplay di Aurelion Sol. Singed end set. Maybe help. Cosa? Venire botte? Cosa vogliono che Singed vada insieme a loro? Pensa a gruppare con Singed. Grazie team. Hanno troppo di soldi, fan sempre comodo. Ma sto tizio qua cosa sta buildando? Arts il collector. Ed è morto. C'è un po' di giungla. Ok. E... Vieni, vieni, blue buff, vieni. Vieni di qua, esatto. Ok. Ma io mi chiedo come si faccia a perdere con un Jhin che ha 3 oggetti, ragazzi. Ma c'è... Io vorrei vederlo giocare, vi giuro. Dovrebbe letteralmente cliccare in testa alla gente e la gente sparisce. Bah. Sono onestamente curioso di sapere come sta facendo a non stompare tutto. Ok. Abbiamo killato Teemo. Vediamo se entra diretto nel cespuglio. No, dai. Non è guardato, non è guardato. Allora, oggetti. Mi sa che facciamo questo, ragazzi. Sennò qua potrebbe diventare difficoltoso, sapete? C'è il Singed qua, attenzione! Come dici, Malphite? E ti piace più il dolce o il salato? Un po' per il dolce. Sì, sì. Bravo, Aurelion, complimenti. Buonasera, onorevole, come sta? Spero bene. Com'è stato al Comic-Con? Oh... Questo Malphite 0-13. Bene. Attenzione. Mamma mia, che tragedia. Che tragedia questa. Lo prendiamo, lo prendiamo. Oh, sborra. Olè, preso. Aiuto! Guarda qua, Jhin. Fa scoppiare tutto. Vado back, ragazzi. Sto cazzo, grazie 9 mesi, bentornato. Guardate al Comic Con, come me l'aspettavo. Come me l'aspettavo. Napoli è esattamente come me l'aspettavo. Push, push. Stiamo giocando un Singed top lane.
In questa partita hai limite dell'incredibile. Sei di monnezza. Ho trovato un po' di spazzatura vicino alla marciapiede, però boh, in generale fan super calorosi, un sacco di Forza Napoli, tutti vestiti con la roba SSC Napoli. Il tassista ci ha scammati, il ristorante ci ha scammati, il tizio che... Il tizio che ci ha venduto lo scacciamalocchio. Insomma, queste cose qua. Queste cose qua. Gente in motorino senza il casco, ne ho trovati diversi. Codice stradale totalmente inesistente. Vieni, sei giù, vieni. Andiamo. Sulla sborra. Ecco qua. Singed gameplay, ragazzi. Immaginate baffare sto coso. La gente smette di giocare. È la buona volta che smette di giocare al LOL. Mia cugina si strofina i miei occhiali. Sì, non hanno fatto il tassista non ha proprio acceso il tassametro. Quando aveva finito la cosa ho detto sono 35 euro. E il ristorante pure era senza prezzi, quindi ci ha fatto lo scontrino, ce l'ha scritti a mano i prezzi. 35 euro a testa, anche lì. 36 e 34 forse, in media. Cos'altro potevamo aspettarci? Io direi una bella Deadman's così per essere ancora più veloce. Cici, grazie del sub, benvenuto caro, grazie mille. Quando Pandora 4? Entro il 2024 inizierà. Mi alleati hanno deciso di vincere finalmente. Ho detto va bene, dai, vinciamo. Del resto c'è Jin 22-2. Potremmo provare a vincere la partita. Oddio. Si corre. Si corre. Aurelion Sol ha pigiato i tassi, un applauso da Aurelion Sol, bravo. Abbiamo corso, questo è stato un bel piaggio gameplay, devo dire. Molto molto bello questo piaggio gameplay. Molto molto bello. E ho visto i cambiamenti agli item, certo, come no. Ora tipiamo e rifacciamo il broom. Abbiamo tanta moving speed, ragazzi. Bene. 400 danni puri. Belli la distruzione dei danni. Metà danni puri ho subito. 48%, ci sta. Ok.
Feri, sai che per Minecraft per trovare villaggio avamposto, zone del Warden e Chunk e Chank degli slime, vai su Google, scrivi Serd Minecraft il sito con l'immagine del carrello con la cassa, scrivi il tuo Serd e le tue coordinate e ciò che vuoi. Ottima guida. Ottima guida, dovresti farci un video per spiegarlo. Tutorial come trovare il Serd. Scrivilo. Andiamo in onore a Don Ovan 95. Va bene. Brum nel duro.